Ehi, scopriamone alcune. Agosto 2024, Mark Voice. Il significato di Ministerium della Declaratio, cercato al di fuori della Declaratio. Questa è la Declaratio di Benedetto XVI. Qui Benedetto XVI ha utilizzato 3 volte la parola Ministero Ministerium. La prima volta che ha utilizzato ministero lo ha spiegato in maniera tecnica. La terza volta che ha utilizzato la parola ministero lo ha spiegato in maniera discorsiva. Chi l'ha letta per bene, personalmente, anche solo in italiano, lo sa già. Anche Geraldina Boni, professoressa di diritto canonico, ha fatto la stessa cosa di Andrea di Napoli. Per rispondere alla domanda numero 2, ha preso la parola ministerium dalla declaratio e ha detto che significherebbe tutt'altro da quanto Benedetto XVI ha spiegato 2 volte. Ha spiegato 2 volte. Secondo lei, il Ministerium della Declaratio significherebbe quello che lei ha ricavato dai suoi studi del Cardinale Peter Erdős, dai suoi studi del Monsignor Juan Ignacio Arrieta e dai suoi studi del diritto divino. Insomma, Geraldina Boni, come Andrea di Napoli, è andata a cercare il significato di Ministerium della Declaratio da tutte le parti, ad eccezione della Declaratio stessa, che è un documento della Chiesa, che è scritto da un sommo pontefice, non da un cardinale o da un monsignore, che è all'origine di tutto. Questa sembra irrazionalità. Ma non lo è. Questa è la scelta personale di privilegiare la propria interpretazione della Declaratio di Benedetto XVI rispetto alla sua semplice lettura. Tra l'altro, un'interpretazione presentata, secondo me, in modo da confondere e intimorire il prossimo col principio di autorità. In quanto le 3 fonti dei suoi studi, il cardinale, il monsignore e il diritto divino, le ha solamente nominate. Non ha riportato una riga del pensiero di questi. Le ha citate per impressionare. Un po' come aveva fatto anche il libro Nient'altro che la verità. E visto che ci siamo, diamo un'occhiata anche a questo. Buona declaratio a tutti!